saranno subito i miei ascoltatori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno, ma non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto è che un bel giorno sto pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastro Antonio. Oh, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia, sì, per via della punta del suo naso, che era sempre lucida e paonazza come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto sto pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: sto legno l'è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per dargli la scorza e digrossarlo, ma quando fu sul punto di lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile che disse, raccomodandosi: non vi picchiare tanto forte! Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai potesse essere uscita sta vocina, ma non vide nessuno. Gli dò un'occhiata sotto una panca, nessuno. Dentro un armadio che stava sempre chiuso, nessuno. Dentro il corbello dei truci della segatura, nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada, nessuno. E dunque? Ho capito! Si vede che sta vocina me la son figurata io. Rimettiamoci a lavorare! Disse allora, ridendo e grattandosi la parrucca. Riprese in mano l'ascia, tirò giù un solennissimo colpo contro il pezzo di legno. Poi! Ma tu mi hai fatto male! Gridò la solita vocina e non si capiva di dove uscisse. Questa volta Mastro Antonio aveva gli occhi fuori dal capo per la paura. Sì, sì, la bocca aperta, lingua giù, a ciondoloni pareva un mascherone da fontana. Oh, appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, sì, balbettando e tremando dallo spavento: ma di dove mai è uscita sta vocina che ha detto? Pure qui non c'è anima viva che sia per causa di sto pezzo di legno. Abbiamo imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. No, io non lo posso credere, pure sto pezzo di legno è quello qui che buttava nel fuoco, c'è da far bollire una pentola dei fagioli. E dunque? Perché ci sia per caso nascosto dentro qualcuno? Se ci è nascosto dentro qualcuno, tanto peggio per lui. Ora lo accomodo io. E agguantato con tutte e due le mani il pezzo di legno, si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi lo avvicinò a sé per sentire se fosse qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti, nulla. 5 minuti, nulla. 10 minuti, nulla. Si vede che sta vocina che ha detto, oh, me la son figurata io, rimettiamoci a lavorare. Disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca e si provò a cantarellare per darsi un po' di coraggio. Poi, posata l'ascia sulla panca, prese una pialla, sì, per piallare e tirare pulimento il pezzo di legno, ma mentre lo piallava in su e in giù sentì la solita vocina che disse... Mastro Antonio cadde a terra sul pavimento della stanza
il suo volto appariva trasfigurato e perfino la punta del suo naso, che era sempre lucida, paonazza, ora era diventata turchina. Sì, 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 dalla gran paura. Benvenuto.
venuto in mente di fabbricarmi da me un bel burattino di legno. Oh, ma un burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirar di schermo e fare i salti mortali. Con sto burattino voglio fare il giro del mondo. Sì, per buscarmi un bicchiere di vino o un pezzo di pane, eh? Che ve ne pare? Bravo, come dire! Mi ridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamare Collodina, Geppetto diventa tutto rosso come un peperone dalle bizze, voltandosi infuriato verso l'igname, gli grida: perché mi avete chiamato Collodina? Non sono stato io. Ah, sta un po' a vedere che sono stato io. No, io dico che siete stato voi. Ma no! Sì! Ma no! Sì! E insomma, riscaldandosi sempre di più, vennero dalle parole, infatti, acciuffatisi tra di loro, si morsero, si graffiarono, si sbertucciarono. A combattimento finito, Mastro Antonio si trovò tra le mani la parrucca gialla di Geppetto. E quell'altro in bocca la parrucca brizzolata del falegname. Ehi, rendimi la mia parrucca! E tu rendimi la mia! E rifacciamo pace. Ripreso ognuno di due la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Dunque, compar Geppetto, ma qual è il piacere che volete da me? Io vorrei un po' di legno per fabbricarmi il mio burattino, eh? Me le date? Tutto contento, il falegname andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione lui di tante sventure. Ma quando fu sul punto di consegnare questo pezzo di legno all'amico, questo pezzo di legno dette uno scossone e sgusciandoli violentemente dalle mani da sbattere contro gli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto. Ai! Ma questo bel garbo che voi regalate la vostra roba! Vi avete quasi... alzo qui! Vi giuro che non sono stato io. Sta un po' a vedere che sono stato io. No, io dico che siete stato voi. No, no, che la colpa è tutta di sto legno. Lo so che è del legno. Lo so, ma siete voi che me l'avete tirato. No, io non ve l'ho tirato. Bugiardo. Compar Geppetto, non vi offendete. Se no vi chiamo Polendina. Somaro! Polendina! Brutto scimmiotto! Polendina! A sentirsi chiamare Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi. Si avventò su falegname e disse dentro un sacco una sporta. A combattimento finito, Mastro Antonio si trovò due graffi in più sul naso. E quell'altro due bottoni meno sul giubbotto. Pareggiati in questo modo i conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici. Sì, sì, per tutta la vita. Subito
a lavorare a buono, gli fece il capo, la fronte e gli occhi. Oh, figurati che la sua meraviglia, quando si accorse che gli occhi si muovevano, lo guardavano fisso fisso. Occhiacci di legno, eh? Perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso appena fatto cominciò a crescere, cresci, in pochi minuti divenne un nasone che non finiva mai. Oh, Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava lo scorciva, più quel naso impertinente diventava lungo. Allora dopo il naso gli fece la bocca. Oh, la bocca non era ancora finita di fare, cominciò subito a ridere e a canzonarlo. Oh, smetti di ridere! Disse Geppetto con tono impermalito, ma fu come dire al muro. Ti ripeto, smetti di ridere! Sì, allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto fece finta di non accorgersi per non averne male e continuò a lavorare. Gli fece il mento, il collo, le spalle, le braccia, le mani. Oh, appena fatte le mani, sentì portarsi via la parrucca gialla dal capo. Alzò lo sguardo verso l'alto e... Oh, e cosa vide? Vide la parrucca gialla nelle mani del burattino di legno. Pinocchio! Pinocchio! Prendimi la mia parrucca! Quell'altro invece di rendere la parrucca si la mise in capo a sé rimanendovi sotto mezzo affogato. Di fronte a questo garbo insolente, derisorio, Geppetto si fece triste e malinconico come non era mai stato in vita sua. E volgendosi verso Pinocchio disse: la birba di un figliolo, non sei ancora finito di fare. E cominci a mancare rispetto a tuo padre, eh? Male, ragazzo mio, male. E si riasciugò una lacrima. Mancava ancora da fare le gambe e i piedi. Oh, appena hai fatto i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Oh, me lo merito, me lo merito. Dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Prese in mano il burattino di legno, lo mise a terra per farlo camminare, ma il burattino di legno aveva le gambe aggranchite e non riusciva a muoversi. Allora gli insegnò a fare passo dopo passo. Appena le gambe si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare e poi a correre, finché infilato l'uscio di casa se ne dette a scappare. Sciagurato figliolo! E pensare che ho penato tanto per farmi un burattino per bene, ma mi sta il dovere. Ecco, sì, dovevo pensarci prima, ormai è tardi, sì, ormai è tardi, è tardi. Thank you.
Appena Pinocchio giunse a casa, trovò l'uscio socchiuso. Lo aprì, entrò, chiuse il paletto tra gli anelli e si sedette sul pavimento della stanza ed ette un sospirone di contentezza. Ma quel sospirone durò poco, perché sentì qualcuno che fece: qui, qui, qui. Chi è che mi chiama? Disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente sulla parete di una camera. Dimmi, grillo, e tu chi sei? Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni. Sì, però se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne andrò di qui se prima non ti avevo detto una gran verità. Dimmela e spicciati. Vai per i ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amavamente. Canta pure, grillo mio, come ti pare. Piace, tanto io so che domani mattina all'alba io voglio andarmene via di qua. Perché se rimango qui avrà me qualche fine, tutti gli altri ragazzi, vuol dire, mi manderanno a scuola e per amore, per forza mi toccherà studiare. E io dirtela in confidenza di studiare. Non ne ho punto voglia. E mi diverto di più a correre dietro le farfalle, salire su degli alberi e prendere gli uccellini di nido. Povero bufarello! Ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro? Oh, chetati, eh! Grillaccio del malagurio! Ma il grillo, che era paziente e filosofo, senza versene male di questa maldicenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti gabba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere? Ma vuoi che te lo dica? Fra tutti i mestieri del mondo non ve ne è che uno solo che veramente mi vada a genio. E questo mestiere, eh? Questo mestiere sarebbe? Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi dalla mattina alla sera e fare la vita del vagabondo. Tua fegola, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione. Oh, bada, grillaccio del malaugurio che si mi monta la pizza, guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti fai?
faccio compassione. Perché sei un bovattino, ecco il capeggio. Perché la testa di legno. A questo punto Pinocchio saltò tutto su infuriato, preso sul banco un martello di legno e lo scagliò contro il grillo parlante. Forse credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo. Il povero grillo ebbe appena il fiato di fare così, così, così. E poi rimase lì, stecchito e appiccicato alla parete. Appena Pinocchio entrò nel teatro delle marionette accadde un fatto che destò mezza rivoluzione. Ora, signori, bisogna sapere che la commedia era già cominciata e il sipario tirato su. Sul palco, Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano come il solito e minacciavano di mandarsi da un momento all'altro uno scarico di schiaffi e bastonate. Tutto il pubblico molto attento, si mandava male per le grandi risate. Da vedere quel battibecco tra burattini che gestivano e si trasferivano ad ogni vitupero con tanta verità da sembrare due animali ragionevoli, due uomini di sto mondo. Quando all'improvviso Arlecchino smise di recitare, si voltò verso il pubblico con la mano e indicò qualcuno in fondo alla platea e disse con fare drammatico: «Oh, nome o son desto? Ma quello è Pinocchio, nostro fratello Pinocchio! Pinocchio!» Tutti i burattini in coro: «Il nostro fratello Pinocchio, Pinocchio, il nostro fratello Pinocchio, Pinocchio!» Sì, signori, lo spettacolo era molto commovente, non c'è che dire. Ma la commedia era interrotta, il pubblico si lamentava.
Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia! E allora entrò sul palco un uomo spaventoso. La bocca larga, come un forno. Gli occhi, le lanterne di vetro rosso, in mano la fusta. E il burattinaio mangia fuoco, sì, pareva un uomo spaventoso, lo dico di no, specie con quella sua barbaccia nera, causa che un diavolo copriva tutto il petto e tutte le gambe, ma poi in fondo non era un cattivo uomo, prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si dimenava in ogni verso gridando, ah, non voglio morire, non voglio morire! Principiò subito a commuoversi e impietosirsi, dopo aver resistito un bel pezzo, si lasciò andare un sonorissimo starnuto. A quel punto Arlecchino, che era stato fino allora afflitto e ripiegato come un salci piangente, si fece tutto allegro in volto e poi si chinò verso Pinocchio e gli bisbigliò: buone nuove, fratello! Il burattinaio sta nudito, questo è il segno che si è mosso con passione per te, ormai sei salvo! Eh sì, signori, perché bisogna sapere che quando gli uomini si impietosiscono per qualcuno, piangono o perlomeno fanno finta di riasciugarsi gli occhi. E il burattinaio mangia fuoco quando si inteneriva davvero aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare agli altri la sensibilità del suo cuore. Dopo quello starnuto, il burattinaio mangia fuoco si rivolse a Pinocchio e gli urlò: finisci di piangere! I tuoi lamenti mi ha messo l'uggiolino in fondo allo stomaco. Sento uno spasimo che quasi quasi... Felicità! Grazie! E tuo babbo? E la tua mamma? Sono sempre vivi? E mio babbo sì, mia mamma non l'ho mai conosciuta. Oh, e chissà che dispiacere, se ora ti facessi gettare un'altra ai carboni ardenti, Povero vecchio, povero vecchio, mi fa quasi compassione. Felicità! Grazie. Del resto bisogna compatire pure anche me, perché come vedi ho finito la legna per cuocere il mio montone e io voglio che il mio montone sia arrostito bene. Tu dico la verità, tu mi faresti un gran comodo, ma ormai mi sono impietosito. Ci vuol pazienza. E invece di te metterò a bruciare qualche burattino della mia compagnia sotto lo spiedo. Olà! Giandarmi! A quel comando comparvero due giandarmi, lunghi, lunghi, secchi, secchi, col capello lucerno in testa, la sciabola sfoderata in mano. E il burattinaio si rivolse a loro con fare rantoloso. Vegliatevi là, per l'Arlecchino! E gettatelo a bruciare nel fuoco! Io voglio che il mio montone sia arrostito bene! Oh, figuratevi Arlecchino, che da terra svenuto bocconi. Pinocchio, di fronte a questo spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio, piangendo dirottamente, bagnando di lacrime tutti i peli della sua lunghissima barba. E gli disse con voce lamentosa: pietà! Pietà! Signor Mangiafuoco! E non vi sono signori! Pietà! Signor... Signor Cavaliere! E non vi sono cavalieri! Pietà! Signor Commendatore! Qui non vi sono commendatori! Pietà! Eccellenza! Ah, a sentirsi chiamare Eccellenza, il burattinaio fece il bocchino tondo tondo, diventando tutto un tratto più umano e sensibile, si rivolse a Pinocchio e disse: ebbene, qual è il piacere che posso fare per voi? Io vorrei la grazia per il mio amico Arlecchino. No! Chiedami grazia che tenga, se ho risparmiato te bisogna che metta a bruciare sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene. E allora conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori gendarmi, legatemi ben bene. E ci
di bruciarla nel fuoco. No, no, non è giusto per il povero Arlecchino, il vero amico mio deve morire per me. Fronte a queste parole pronunciate con fare eroico, tono solenne, tutti i burattini si misero a piangere, perfino i due gendarmi, se vedi fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte. E il portinaio Mangiafuoco all'inizio rimase duro, immobile, come un pezzo di ghiaccio. Poi, adagio adagio, cominciò anche lui a impietosirsi. E dopo aver resistito un bel pezzo, allargò affettuosamente le braccia e disse: «Ah, vieni qua! Vieni qua, tu sei un gran bravo ragazzo! Dai, dammi un bacio!» Figuratevi Pinocchio. Corse subito come uno scoiattolo lungo la sua lunghissima barba, gli diede un bellissimo bacio sulla punta del naso. «E dunque, la grazia è fatta?» domandò Arlecchino. «Sì, la grazia è fatta. Questa volta me rassegnerò a mangiare un montone mezzo crudo, ma un'altra volta, guai, eh? A chi toccherà?» Il giorno di presto, e il burattinaio chiamò a sé Pinocchio e gli domandò: «Come si chiama tuo padre?» «Geppetto.» «Che mestiere fa?» «Il povero.» «Oh, e guadagna molto?» «Sì, sì, molto, quanto basta per non avere mai un centesimo in tasca. Oh, si figuri che per comprarmi la becidaglia, sì, per andare a scuola, ho dovuto vendere l'unica casacca che aveva, una casacca che tra rimanti e top era tutto da piega.» «Oh, povero vecchio, mi fa quasi compassione. Toh, tieni qui 5 denari e portali a tuo babbo. E salutalo tanto, da parte mia.» Thank you.
Vai, vieni un po' qui da me e raccontami come andò. Gli andò che il portinaio mangia fuoco, gli diede alcune monete d'oro, poi disse: "Tò, portami tuo babbo". Io invece lungo la strada incontrai una volpe e un gatto, due persone molto per bene, che mi dissero: "Voi che con queste monete diventerò 1000 e 2000, vieni con noi al campo dei miracoli". E io dissi: "Andiamo". E loro dissero: "Fermiamoci prima all'osteria del Gambero Rosso, dopo mezzanotte ripartiremo". E io quando mi svegliai loro non c'erano più. E ora? Le quattro monete. E poi io invece continuai a camminare di notte, che era un buio, pareva impossibile, quando incontrai sulla strada, usciti da due sacchi di carbone, due assassini, che mi dissero: "Fuori quattrini!". E dissi: "Non ci li ho!". E invece avevo nascosto in bocca sotto la lingua. Allora uno di loro mi mise la mano in bocca, ma io con morso la staccai. Ma quando la sputai, non sputai una mano, sputai uno zampino di gatto. E poi via, corri che ti corri, mi presero, mi legarono a questo ramo di questo albero, di questo bosco, e mi dissero: "Domani torneremo qui, tu sarai morto, con la bocca aperta, ti potevo dire danari che è nascosto". E ora le quattro monete d'oro dove le hai messe? Le ho perdute, rispose Pinocchio, ma disse una bugia. E il suo naso, che era già lungo, crebbe subito due dita di più. "E dove le hai perdute?". "Nel bosco, qui vicino". Ma questa seconda bugia il naso continuò a crescere. "Se le hai perdute nel bosco, qui vicino, le cercheremo e le ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre". "No, ora che mi rammento bene", disse Pinocchio imbrogliandosi, "no, non le ho perdute, le ho inghiottite, ecco, mentre bevevo la vostra medicina". A questa terza bugia il naso crebbe in modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più voltarsi da nessuna parte. Se si voltava a destra, batteva col naso contro le pareti della camera. Se si voltava a sinistra, contro i vetri della finestra. E se alzava il capo, correva il rischio di ficcarlo nell'occhio della povera fatina, la quale rideva, rideva. "Ma perché ridete?", disse Pinocchio, tutto impensierito e confuso da quel naso che cresceva a occhiate. "Rido per le bugie che hai detto, caro figliolo". "Ma come sapete che ho detto una bugia?". "Perché le bugie si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie, quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo, e le tue, per l'appunto, sono di quelle che hanno il naso lungo". Pinocchio si provò a fuggire per la vergogna, ma non vi riuscì. Il suo naso era cresciuto così tanto che non passava più dalla porta. A quel punto cominciò a camminare e correre come un capriolo. Ma quando arrivò a un certo punto, più o meno di fronte alla quercia grande, si fermò, perché gli parve di aver udito gente in mezzo alle frasche. Difatti vide apparire, indovinate chi? La volpe e il gatto, sui due compagni di viaggio con cui aveva cenato lo stile del Gambero Rosso. "Ecco il nostro caro Pinocchio! Come mai sei qui? Come mai sei qui?", ripete il gatto. La storia è lunga. Ve la racconterò a comodo". "E le tue monete d'oro dove le hai messe? Dove le hai messe?". "Le ho sempre in tasca, meno una che la spesi all'osteria del Gambero Rosso". "E pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare 1000 e 2000, perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle al campo dei miracoli? Dei miracoli!". "No, oggi è possibile. Vi andrò un altro giorno". "Un altro giorno sarà tardi". "E
Perché tardi? Perché quel campo è stato comprato da un gran signore, domani non sarà più possibile a nessuno seminargli i danari. I danari! E quanto distante da qui il campo di Miracolo? È 2 chilometri appena, vuoi venire con noi? Semini subito le monete e stasera torni qui con le tasche piene, eh? Vuoi venire con noi? Vuoi venire? Pinocchio esita un poco prima di rispondere, ma perché gli torna in mente gli avvertimenti del grillo parlante, della buona fata, del buon Geppetto, ma poi face come tutti i ragazzi, senza un fil di giudizio e senza cuore, ovvero diede una scrollatina di spalle e disse: andiamo, io vengo con voi. E a quel punto cominciarono a camminare, a attraversare una città il cui nome era Acchiappacitrulli. Tutte le strade erano popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline senza bargigli, senza cresta, che chiedevano le elemosine di un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti, rimpiangendo le loro penne d'oro e d'argento ormai perdute per sempre. E mentre questa folla di accattoni, di poveri vergognosi, passava di tanto in tanto qualche carrozza signorile con dentro qualche volpe, gazzaladra o uccellaccio di rapina. E il campo di Miracoli? E dov'è? Domandò Pinocchio. È qui, a 2 passi. Detto fatto, attraversarono anche le mura della città e si fermarono in un campo solitario che somigliava più o meno a tutti gli altri campi. Eccoci giunti, ora chinati giù qui a terra e scava una buca con le mani e mettici dentro le monete d'oro. Sì, le monete d'oro! Pinocchio ubbidì. Scavò una piccola buca con le mani, vi mise dentro le sue monete d'oro e poi domandò: c'è altro da fare? Ora vai qui alla gola vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato. Pinocchio ubbidì. Andò alla gola vicina, ma siccome lì per lì non aveva una secchia d'acqua, si levò una ciabatta e, riempita d'acqua, annaffiò il terreno dove aveva seminato. Poi domandò: c'è altro da fare? Nient'altro. Ora puoi andare via. Ritorna qui tra una ventina di minuti. Troverai la roboscella già spuntata con tutti i rami carichi di monete. Oh, figuratevi Pinocchio, fuori di sé dalla contentezza, ringraziò 1000 volte la volpe e il gatto, permise loro un bellissimo regalo. No, noi non vogliamo regali, dissero quei due malanni. A noi ci basta di averti insegnato come arricchir senza durar fatica e siamo contenti come Pasque. Disgraziatamente, c'è sempre un ma nella vita dei burattini a sciupare ogni cosa. Ma ecco Pinocchio che parte di nascosto col suo amico Lucignolo alla volta del paese dei Balocchi. E il paese dei Balocchi è uno strano paese, il più strano del mondo. La sua popolazione è composta solo di giovani, più vecchi 14 anni, più giovani non più di 8. Per le strade un'allegria, un chiasso, uno strillo di levar di cervello, branchi di monelli dappertutto. Chi giocava la palla, chi giocava la piastrella, chi giocava la noce, chi saliva sul velocipedo, chi sopra il cavallo di legno. Quelli giocavano a mosca cieca, e quegli altri si rincorrevano, altri vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa. Chi recitava, chi cantava, chi urlava, chi faceva i salti mortali, chi camminava con le mani per terra e i piedi nell'aria,
chi mandava il cerchio, chi vestito da generale se ne andava in giro col cappello di cartone e la spada di cartapesta. Chi rideva, chi cantava, chi urlava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso della gallina. Sì, quando ha fatto l'uovo. Insomma, signori, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato, bisognava mettergli il cotone negli orecchi per non restare sorditi. Da tutte le piazze del paese i teatrini erano gremiti dal mattino alla sera. Per le strade della città si poteva leggere scritte in carbone frasi consimili: non vogliamo più scuole! Viva i Balocci! Abbasso l'Arin! Medica! E altri fiori consimili. Come potete immaginarlo, Pinocchio e Lucignolo si gettarono subito in questa baronda. Ah, chi più allegro! Chi più felice di loro! Per 5 mesi rimasero in questa cuccagna di baroccamenti, di divertimenti, senza mai vedere la scuola, senza mai vedere un libro. Ma c'è sempre un ma nella vita dei burattini a sciupare ogni cosa. Ma un bel mattino Pinocchio si svegliò ed ebbe una gran brutta sorpresa. Eh sì, si accorse con sua grande meraviglia che gli erano cresciute un paio di orecchie asinine. Sì, ed era diventato un ciuco, sì, con la coda e tutto. Diventato un ciuco davvero, viene comprato dal direttore di una compagnia di pagliacci che lo vuole per saltare il cerchio e ballare. Ma c'è sempre un ma. Una sera s'azzoppisce, allora viene ricomprato da un altro che lo vuole per la sua pelle dura, per fare il tamburo della banda dei paesi. Fatto sta che questo compratore, dati 20 danari, conduce il ciuco sopra lo scoglio in riva al mare, gli lega un masso al collo, una fune alla zampa, gli diede improvvisamente la spinta e lo getta in mare. Gettato in mare, Pinocchio viene mangiato dai pesci e torna a essere un burattino di legno, ma viene ingoiato da quel gigantesco pesce cane che per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. E nel corpo del pesce cane chi incontra? Oh, papà! Oh, babbo, babbo, ho finalmente mi hai ritrovato, babbo. Non mi voglio perdere mai più, mai più. Oh, babbo, mai più. Dunque, i miei occhi dicono il vero. Dunque tu sei il mio caro Pinocchio. Ah sì, babbo, ah sì. E voi mi avete già perdonato, mentre invece io, babbo, ma da quant'è che siete chiuso qui dentro, babbo? Da quel giorno e poi saranno 2 anni, caro figliolo, 2 anni che mi sono parsi 2 secoli. E come avete fatto a campare? Chi vi ha dato la candela? Babbo, ma dove avete trovato i fiammiferi per accendere, babbo? È una storia lunga, figliolo. Ve la racconterò a comodo. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta rovesciò anche un bastimento mercantile. Sì, i marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a picco quel giorno che il pesce cane aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito meglio di anche il bastimento. Come? Babbo, ma tutto in boccone, babbo? Sì, tutto in boccone. Sputò fuori solo l'albero maestro che gli restò impigliato tra i denti. Sì, come una lisca. Ma per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno. Cacio, caffè, zucchero, biscotti, bottiglie di vino, eh sì, pane abbrustolito e uva secca. Con tutta sta grazia di Dio ho potuto campare 2 anni, caro figliolo, ma oggi in dispensa non c'è più nulla, oggi siamo agli sgoccioli, e sta candela che tu vedi accesa è l'ultima che mi sia rimasta. E dopo, babbo, cosa succede? Beh,
dopo resteremo tutti e due al buio, caro figliolo. No, babbo, allora bisogna pensare subito a scappare, a fuggire. A fuggire? Ecco. Bisogna scappare dalla bocca del pesce cane, gettarsi nuoto in mare per raggiungere la spiaggia, babbo. Tu dici bene, caro figliolo. Tu dici bene, ma io... io non so nuotare. Che importa, babbo? Voi mi metterete il cavalluccio sulle spalle, io che sono buon nuotatore vi condurrò sano e salvo fino alla spiaggia. Illusioni, illusioni. Ma ti pare possibile che un burattino come siete, alto appena un metro, possa avere tanta forza da potermi sano e salvo fino alla spiaggia? Babbo, provate e vedrete. Ad ogni modo, se sarà scritto in cielo che dovremmo morire, avremo almeno la grande soddisfazione di morire abbracciati insieme, babbo. Venite, babbo, venite. E i due cominciarono a camminare, attraversare tutto il corpo, tutto lo stomaco del pesce cane. E giunsero fino alla gran gola del mostro marino. Ora, bisogna sapere che quel pesce cane era molto vecchio e soffriva d'asma, di palpitazioni di cuore. Per cui era costretto a dormire con la bocca aperta. E da quel punto i due potevano vedere all'esterno un bellissimo lume di luna e un cielo stellato. Babbo! Babbo! Questo è il momento più opportuno per fuggire, babbo! Il pesce cane dorme come un ghiro, il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbo, venite, tra poco saremo salvi. Le due cominciarono a camminare e a attraversare anche la gran bocca del mostro marino. Camminavano in punta di piedi, sulla lingua, una lingua così lunga, così larga, che pareva un ghiottolone di giardino. Arrivati alla gran bocca del mostro marino, il pesce cane starnutì. Lo starnuto fu così violento che i due si trovarono scaventati e rimbalzati nuovamente in fondo allo stomaco del pesce cane. Per gran turto la candela si spense e i due rimasero nel buio. Babbo! 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 E adesso cosa succede, babbo? Adesso siamo belli perduti, migliori. No, babbo, datemi la mano, babbo! E badate di non sdrucciolare. Ma dove mi conduci? Dobbiamo intentare la fuga, babbo! Portatemi il cavalluccio sulle spalle e lasciatemi guidare. Al resto ci penso io. Thank you.
riuscì. Pinocchio nuotava la stretta col padre a cavalluccio sulle spalle, con le gambe mezze nell'acqua, quando si accorse che il povero uomo tremava come se gli battesse la febbre tarzana. Tremava di freddo o di paura? E chi lo sa, forse un po' dell'uno, un po' dell'altro, ma Pinocchio, credendo che quella febbre fosse di paura, gli disse per confortarlo: Babbo! Babbo! Tra poco arriveremo a terra, babbo! E saremo salvi, babbo! Ma dov'è questa terra benedetta? Non vedo altro che cielo e mare! Disse il padre, puntando gli occhi come fanno i sarti quando devono infilare l'acqua. Babbo, babbo, io vedo anche la spiaggia, babbo. Babbo, io sono come i gatti, Io ci vedo meglio di notte che di giorno. Disse Pinocchio per confortarlo, facendo finta di essere di buon umore. Ma invece le forze cominciavano a scemare, il respiro si faceva grosso, affannoso. Insomma, signori, non ne poteva più. Nuotò finché ebbe fiato, poi si voltò e disse con parole interrotte: Babbo! 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 Aiutatemi! Perché io muoio! E i due erano sul punto di annegare quando sentirono la voce di chitarra scordata che disse: Chi è che muore? Sono io, il mio povero babbo! Sta voce la riconosco! Tu sei Pinocchio! È preciso! E tu? E io sono il tonno, e il tuo compagno di prigionia è il corpo pescecane. E come hai fatto a fuggire? E tu sei quello che mi ha insegnato la strada. Dopo di te sono fuggito anch'io. Ah, tonno, 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 per l'amor che porti Tonini, i tuoi figlioli. Aiutaci, io siamo perduti. A volentieri, e con tutto il cuore. Attaccatemi tutti e due alla mia coda e lasciatemi guidare. In 4 minuti... sarete arriva. Oh, figuratevi Pinocchio e Geppetto. Accettarono subito l'invito, ma giudicarono addirittura più comodo sedersi sul dorso del tonno. E siamo troppo pesi. Ma neanche per sogno mi fai di avere addosso due cosci di conchiglia. Detto fatto, arrivarono alla spiaggia e Pinocchio scese a terra per primo. Poi aiutò a fare il padre altrettanto, ma il povero padre non aveva nemmeno la forza di reggersi in piedi, allora gli allungò un braccio e disse: Coraggio, babbo! Babbo, coraggio! Babbo! Cammineremo pian pianino, come le formicole. E quando saremo stanchi, babbo, ci riposeremo lungo la strada. Ma dove dobbiamo andare, figliolo? Dove? In cerca di una casa, babbo. O di una capanna dove ci dia per carità un po' di pane e un po' di paglia per riposare. E i due non avevano ancora fatto 100 passi quando videro seduti sul ciglio della strada due brutti ceffi, i quali erano lì nell'atto di chiedere l'elemosina. Era la volpe e il gatto. Sì, ma non si riconoscevano più da quelli di una volta. O figuratevi che il gatto, a furia di fingersi cieco, che era fritto per accecare davvero. La volpe, indignita, perduta, intristita, quella triste, la tracchiola, caduta nella più squallida miseria, era stata costretta a vendere la sua bellissima coda colorata, sia a un merciaio ambulante che aveva fatto uno scacciamosche. Oh, caro Pinocchio, fai la carità ai poveri infermi, infermi! Ripete il gatto. Addio, mascherine. Mi avete ingannato una volta e non mi ripigliate più. Ma ora siamo disgraziati davvero, e davvero? Addio, mascherine. Se siete poveri ve lo meritate. Ricordatevi del proverbio che dice che i quattrini rubati non fanno mai frutto. Ma non ci abbandonare, abbandonare! Addio, mascherine. Ricordatevi. È il proverbio che dice: la farina del diavolo va tutta in crusca. Ma abbi compassione di noi e di noi! Addio, mascherine, ricordatevi,
del proverbio che dice: chi ruba il mantello al suo prossimo, per il solito, muore senza camicia. Spalancati. Oh, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato un ragazzo come tutti gli altri. Si guardò attorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna vide una bella camerina ammobiliata e ghindata con una semplicità quasi elegante. Poi scese dal letto, ritrovò un vestiario nuovo, un bel cappello nuovo, un paio di stivaletti che gli tornavano una vera pittura. Gli fu fatto naturale mettere le mani in tasca, vi cavò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte le seguenti parole: la fata dai capelli turchini ringrazia tanto il suo caro Pinocchio e gli restituisce 40 soldi. Ma invece di 40 soldi di rame, c'erano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Essere diventato un ragazzino per bene.